Buonissimo, rinfrescante. Prendiamo due pesche ben mature, le sciacquiamo. Ora tagliamo le pesche a pezzettini. Mi raccomando, scegliete delle pesche ben mature e dolci per questa ricetta. E che cos'è, Diana? È una ricetta freschissima, dissetante, vi piacerà tantissimo. Ora prendiamo una pentola capiente e mettiamo tutte le pesche all'interno. Poi sulle pesche verso 1 litro d'acqua. Ora prendo un limone e lo taglio a metà perché ci servirà il succo di mezzo limone. Togliamo anche i semini e ora spremiamo anche il limone all'interno. Io utilizzo questo attrezzo, ma potete utilizzare tranquillamente quello che avete in casa. E ora ci spostiamo di là ai fornelli. Quindi facciamo scaldare l'acqua, la portiamo quasi al bollore, quindi ci vorranno un paio di minuti. Qui sta quasi cominciando a bollire. Sta bollendo, come potete vedere, e quindi adesso facciamo bollire le pesche per circa 5 minuti. E poi? E poi vedrai. I 5 minuti sono passati, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. C'è un profumo eccezionale. Buone le pesche, Sì. mamma mia. Ora, mentre il nostro composto è ancora bello caldo, bollente, andiamo ad aggiungere due bustine di tè. Io qui sto utilizzando il tè verde, ma ovviamente potete usare un altro tipo di tè che avete in casa, che preferite, che vi piace, eccetera, eccetera. Quindi inseriamo le bustine e le lasciamo in infusione per un paio di minuti. Ok, direi che ci siamo. Abbiamo lasciato in infusione per 4-5 minuti, così il nostro tè sarà bello intenso. Ora strizziamo bene le bustine e ora prendo un sacchetto a maglie fini come questo. Questo è il tipico sacchetto che viene utilizzato anche per fare le bevande vegetali. Quindi utilizziamo questo per filtrare la nostra bevanda. Diana, ma se non abbiamo questo sacchetto a maglie fini, come facciamo? Allora, intanto questo sacchetto potete trovarlo nei supermercati o nei negozi di casalinghi, ormai si trovano facilmente, oppure online. Io vi consiglio di acquistarlo perché lo utilizzerete non solo per fare le bevande fresche come questa, ma anche per fare le bevande vegetali come latte di mandorle, di soia, eccetera, eccetera. E se proprio non ce l'avete e volete fare urgentemente questa bevanda, utilizzate magari un canovaccio. Pulito, mi raccomando, che non sappia di detersivo. E quindi adesso non ci resta che strizzare bene per far uscire il liquido. A questo punto aggiungo 2 cucchiai di miele, lo aggiungo mentre il liquido è ancora tiepido, comunque caldo, perché il miele in questo modo si scioglie più in fretta, più facilmente, più che altro. Praticamente abbiamo fatto un buonissimo tè Tè alla alla pesca. pesca! E guardate che colore meraviglioso! Perché è Wow. fatto con pesche vere e non aroma di pesca. E ora non ci resta che mettere il nostro tè in una bottiglia di vetro. E ora lo mettiamo in frigo, lo facciamo raffreddare e poi beviamo un bel bicchiere di tè alla pesca. Allora, sei pronto? Hai sete? Tantissima, non vedo l'ora. Anche io, e fa caldo, quindi un bel bicchiere di tè alla pesca adesso è perfetto. Ma prima mettete un mi piace al video, mi raccomando, se questa ricetta vi sta piacendo, condividetelo anche e supportateci come sempre. E vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi alla nostra sfida di 14 giorni senza glutine e senza latte, con menu settimanali, ricette e consigli per organizzarvi in cucina e tanti bonus speciali. Andate a dare un'occhiata, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti. Ecco qui il nostro tema, guarda che bel colore. Wow. Andiamo a riempire due bei bicchieri perché con questo caldo ci vuole proprio. Cin cin. Cin cin. Wow. Mamma mia, Ha un sapore buono, proprio intenso. eh? Buonissimo. Fatelo, è buonissimo. Basta, Diana, lasciamelo un po'. È troppo buono, ma tanto lo faremo anche domani. Lo facciamo tutti i giorni ormai perché è troppo buono.